A Santa Marina il gruppo di minoranza torna a richiamare l'attenzione pubblica sulla gestione dell'amministrazione Fortunato, ponendo l'accento sugli interessi privati che ruoterebbero attorno ad alcuni indirizzi dati dal governo locale per la città del futuro. Il consigliere Salvatore Tagliaferri, facendosi portavoce dell'intero gruppo di opposizione, si sofferma su quanto sta accadendo attorno all'ex impianto di itticoltura. Al di là della querella in corso tra comune e comunità montana, c'è la volontà dell'ente locale di riqualificare quell'area con un progetto ambizioso, ma dietro quel progetto la minoranza vede altro. Io volevo però incentrare l'attenzione, come ho fatto sul PUC, nell'osservare, per quanto riguarda l'itticoltura, i terreni retrostanti, perché a mio parere o è un caso o veramente uno non me ne vuole, però pochi giorni fa è uscita sull'Albo per Oro, quindi sono documenti pubblici che tutti possono vedere, l'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche che riguarda il mese di settembre e ottobre. Sì. E questo elenco, c'è un nome in particolare di un parente stretto di chi amministra oggi la cosa pubblica che deve realizzare fabbricati rurali lì intorno. Quindi è un'azione, a mio parere, scorretta, che non si mette in salvaguardia il bene pubblico, ma si punta al bene di alcune persone. Non è la prima volta che la minoranza vede dietro progettazione del comune interessi legati a familiari del sindaco Fortunato. Qualche mese fa proprio Tagliaferri evidenziò che nel nuovo PUC erano diventate edificabili aree di parenti stretti del primo cittadino. Ma poi le risposte sono arrivate alle osservazioni che avevate fatto sul PUC? Risposte non ne abbiamo avuto. Ma adesso a che punto è l'iter? L'iter è fermo, bloccato.